acceso oggi. No, sono... ricomincia, scusa, non ero pronta. Vabbè, si taglia. Let's go, bitches. Sono qua in compagnia della mia ragazza. Ma lascio a lei le presentazioni e la spiegazione di questo video dal titolo un po' strano. Allora, ciao a tutti. Io sono... potete chiamarmi Braga. Era un attimo scoppiata a ridere, quindi ho dovuto interrompere. Comunque, cosa stiamo per fare, allora, Braga? Allora, quest'oggi affronteremo una sfida un po' strana. Allora, abbiamo queste caramelle. Fai vedere. Sono due bustine. Ogni bustina contiene tre gusti di caramelle, tre coppie di gusti. Ovvero, una caramella è buona e l'altra è schifosa. Un esempio, alito fetido o limone, calzini sporchi o mora, oppure caccola viscida o mela. Ecco, noi abbiamo queste due bustine di caramelle, una ruota in cui ci sono scritti i gusti e ad ogni colore corrisponde un gusto. Noi mangiamo queste caramelle. Chi becca quelle più schifose, ovviamente quelle schifose, quelle che ti fanno fra un po' vomitare, guadagna un punto, quindi vince chi soffre. Esatto. Quindi, let's go, bitches, vai col video. Allora, spiega come funziona il gioco, cosa dobbiamo fare. Devi guardare qua, eh. Qua, non me, là. Stupido. Le persone stanno là. Ciao. Allora, dammi la cosa. Allora, intanto dobbiamo grattare la ruota. Non c'ho niente. Ah, sì. Sanguisuga, piedi 50 centesimi, sanguisuga. Sente. Innanzitutto bisogna grattare la ruota. Poi, bah, poi non lo potete sapere. Farò il più veloce possibile. Una solo ne devi grattare, non mille. E una alla volta. Ma no, tutta la ruota, no! Guarda. Va bene, dai. Ok, hai failato, quindi facciamo il primo. Qui c'è scritto... Dai, sono bionda. Cibo per cani, in scatola o arancia? Quindi, vediamo un po'. Colore quali... arancione. Allora... No, io sapevo che c'era la ruotina che dovevi girare. Non ci sta la ruotina. Non sta la ruotina, mi poverina. Divertiva. Poverina, non ci sta. Allora, stiamo per testare le caramelle. A me pare arancia questa. Va bene, pronta? Secondo me l'hai beccata te quella schiosa. Pronta? 3, 2, 1, via. Non è sicuramente arancia. È cibo per cani, penso. Non capisco. Dai, sono bionda. Che schifo. Ma a me mi sa che arancia, cioè, non fa così schifo. A me fa schifissimo. Che schifo. Quindi? Ne vai alla seconda. Quindi ora chi ha un punto? Io che ho preso lo schifo. Che schifo, cazzo. Cibo per cani. Non è beccato, cibo per cani pure te, però te piace. Dovrei iniziare a mangiare. Ascella puzzolente o fragola? Fragola. Però mi fa un po' rate. Fragola, però fa rate. Potrebbe essere tranquillamente ascella. No, è fragola. È uscita quella blu. Chi ce l'ha blu? Io. Passami una blu che è... Manna. Leggi. Calzini sporchi o mora? Vorrei proprio assaggiare. Vi giuro, cibo per cani faceva cagare. Com'era, calzini sporchi? O mora? La mia è mora. Ma c'è di sapone. Ma è mora o cosa? Che hai preso? No, è quasi mi sporca. Cioè, non può essere mora. La mia è mora. Mora. La mia è bionda. Grattati il prossimo. Io voglio grattare qua. È schifo. Però ti lasciano un sapore schifosissimo queste caramelle in bocca. Ma poi tutte insieme, sai che schifo. Vai, vai. Gratta veloce. Che cos'è? Ancora. No, pish, cambia. No, ancora. Ma io non voglio beccare calzini sporchi. Ma quella è una gigante. No, sono due incollate. Calzini sporchi o mora round 2.
Why? God, why? Cos'è? Schifo. Buono? No. E calzini sporchi again? Poverina. Ha avuto un déjà vu. Uscire il colore viola che è erba marcia o frutti di bosco? Vai, voglio frutti di bosco. Chi c'è il colore viola? Penso che ce l'ho io. Mi sono usciti su. Secondo nel giardino. Te, dai, sono bionda. Erba marcia o frutti di bosco? Però stiamo tipo 2 a 1 per te, comunque. Sì, esatto. 3, 2, 1, via. Ma la mia sa di Vix Vaporub. Ma che schifo! Io non capisco. Mi sa, dai, sono bionda. Mi sa, frutti di bosco. Ma sa di Vix Vaporub. Avete presente quella cremina che uno si mette qui sul petto per respirare meglio? Sa di quello. Che schifo. No, che schifo, levati. Dai, no, no, vieni qui. No, dai, dai, disturo il naso. Non ti conosco. Che schifo. Sa di Vix Vaporub? Sì. Cazzo, è Vix Vaporub. No. Ah, mi vizzica tutta la bocca. Che doveva essere erba marcia. Io non lo volevo fare. Io sì. Che schifo, cos'è? Alido, fetido, limone fresco, ti prego. Dopo il Vix Vaporub, guarda. Anzi, forse può essere qua alido fetido, me ripio. Vai. 3. È alido fetido, so già. No, che schifo! Oddio, c'ho i brividi! Oddio, che cosa schifosa! Un po' di aglio. Cioè, poi uccide i vampiri questa cosa. Dammi un bacino. Vieni qui. No. Vieni qui. No. Che schifo! No. Che schifo, mi fa proprio schifo l'aglio. Caccola viscido mela, no. Non lo voglio fare. Tieni, basta. Vai. Quanto stiamo? Siamo pari, mi sa ora? Siamo 3-3, vai, 3, 2, 1, via. Non lo voglio prendere. Buona la mela. Mamma mia, no. Guarda le caccole! Vai via! Io non lo volevo fare! Che schifo! Poi ci ha misto aglio, Vix Vaporub, ora questo che sembra detersivo! Però non finisce male! Ora che lo sento bene non è male! Che schifo! Io non ti parlo più! Mi lascio un pochino qua! Non era male questa però! Caccola viscia non era male! Tocca a te! Vabbè! Non sbirciare. Erba marcia o frutti di bosco? Qual era? La. A noi c'è il frutti di bosco. Vediamo. Mi è buonissimo. Vuoi un bacino ora? Eh? Vuoi un bacino? È fortissima. Lo so. Perché prima mi stava facendo schifo, secondo te? Vuoi un bacino ora? Mamma mia, che zella. Scordate un bacio per tipo 2-3 giorni. Vatta a lava i denti ora. È uscito? Caccola viscida o mela verde? Che ti era piaciuto così tanto questa caccola? Try again. Secondo me era mela verde prima, però ho failato. Caccola viscida. Mela verde. Ci ho pensato un po'. Non riuscivo a capire. È buona mela verde.
Buona. Caccola di show, man. Non è buona? No. Va bene. Eccoci qui. Allora, ovviamente io ho vinto. Mi ha rubato il posto. Dovevo fare io la intro ora al finale. Va ma bene. Ma io sono più bella. L'hai detto tu. Allora, ovviamente io ho vinto, ma nel senso che ho mangiato più caramelle schifose, quindi... Vabbè. Mi piacevano le caccole visci delle ascelle. Ma quelle piacevano a te. A me le caccole sì, erano buone. Non erano male, ti giuro. Avevano quelle retrogusto un po' amarognolo. Ok. Io spero vi siate divertiti in compagnia mia e di Braga. Quindi un saluto, let's go, bitches!